Allora, riprendiamo dopo il minuto e mezzo del time out, rimessa in gioco della squadra dell'Avis Genga. Riprende la palla la squadra anconetana. Bella posizione del portiere, scende ma il difensore, il numero 2, è riuscito a mandare fuori. Era uscita fuori, quindi la palla è per l'Avis Genga. Sta lottando i due giocatori. Palo! Palo per la squadra dorica. Ci è rimasto poco per il raddoppio. Si è sentito benissimo. Sta lottando Sassaroli, che rimette in gioco. Tira fuori, quindi fallo di fondo, quindi rimette il portiere della squadra dorica. No, sta giocando bene. Allora, con un piccolo tapin, il numero 7 ha raddoppiato, quindi la dorica calcia 5 Ancona 2 e l'Avis Genga 0. Sul portiere, deviata, quindi calcio d'angolo per l'Avis Genga, sempre Burzacca sulla palla. Sta lottando caparbiamente Luca Sassaroli, Burzacca, ma la squadra dorica riprende la palla. Parata del portiere, calcio d'angolo. Fuori. Ancora calcio d'angolo al tiro Burzacca. Sassaroli, Rastelletti, Sassaroli, Rastelletti, Burzacca. Fuori! Ha tirato alto Burzacca, ci è rimasto poco per l'accorcio delle distanze. Ricordiamo il risultato 2-0 per la squadra anconetana. Sta tessendo la tela la squadra, la compagine locale. Parata del portiere anconetano sul tiro di Burzacca. Tiro fuori.
mentre fuori sta tirando un vento del diavolo. Rimette in gioco il numero 3 della squadra dorica, ancora il numero 3, passa al numero 9, ancora bel tie-pin del numero 3, però la squadra dell'Avis Genga era attenta. Sul portiere, rimette in gioco l'Avis Genga, però la squadra anconetana. C'è un momento di sbandamento, le squadre non sanno quello che fare. Allora il numero 3 rimette al numero 10, numero 7. Bel, bravissimo, calcio d'angolo per la squadra dorica, tiro alto del numero 10. Manovra l'Avis Genga, il portiere salva ancora una volta. Sul portiere, bel tiro del numero 9, parata del portiere dell'Avis Genga. Angolo per la squadra dorica. Tiro fuori. Tiro alto. Una partita difficile anche questa sera per la compagine locale. Il 7 bravissimo, si è districato ma ha buttato fuori. Rimette ancora per la squadra dorica al numero 3. Ecco il numero 9. Bel tapin, ma solo che spreca. Quindi rimessa in gioco dell'Avis Genga sul portiere, ancora qui non vediamo bene. Numero 7, numero 2. Fuori. C'è rimasto poco per il terzo gol della squadra dorica. Bardella fuori. Rimessa in gioco di Bardella. Ah, che miseria, il tepin non è riuscito.
Allora, Marco Conigli ha ridotto le distanze, quindi la Dorica Ancona 2 e l'Avis Genga 1. Bardella ha pareggiato, bravissimo il tappin di Bardella, 2-2, ha ripreso il risultato la compagine locale. Comunque la squadra anconetana non demorde, sempre all'attacco. Incespica il 7, rimette sempre il numero 3 per la squadra dorica. Si chiama lo schema, bella parata del portiere, non difficile. Luca Sassaroli, Marco Conigli, fuori, bel tiro. Comunque la palla viene rimessa in gioco dalla squadra. Tiro fuori di poco di Luca Sassaroli. Rimessa in gioco del portiere dorico. Sta chiamando i vari schemi la squadra anconetana. Fallo di Sassaroli sul numero 7. L'arbitro mi sembra che aveva messo la mano sul taschino. Sì, difatti segna il fallo per la compagine locale. Batte quindi calcio d'angolo per la squadra dorica. Ha fatto un tiraccio il numero 10. Comunque primo tempo finito, ci sentiamo nel secondo.